Regole precise per la gestione degli isolamenti e delle quarantene e per l'utilizzo dei test rapidi. La Giunta regionale ha approvato oggi nuovi atti di indirizzo per il trattamento dei pazienti positivi nella rete territoriale delle RSA e RSD, le residenze sanitarie per anziani e per disabili. Il sistema prevede l'ingresso nelle strutture degli ospiti cui sia accertata la negatività e l'immediato trasferimento di coloro che dovessero positivizzarsi durante la permanenza, ha detto l'assessore al welfare Giulio Gallera, illustrando i provvedimenti in conferenza stampa. Abbiamo previsto un percorso continuo con i gestori che ha portato a sostenere anche economicamente le grandi difficoltà che stanno attraversando. Prevediamo inoltre test a tappeto dentro le RSA ogni 15 giorni per ospiti e operatori con l'obiettivo di testare anche i parenti. Altro tema centrale è quello relativo alla gestione dei numerosi pazienti asintomatici e pauci sintomatici. Nelle RSA, ha detto Gallera, non rientra nessuno dei positivi che esce dall'ospedale. I contatti stretti possono rimanere all'interno solo delle strutture che possono mantenerli in sicurezza e possono garantire l'isolamento.